La perdonanza è un'evoluzione di un progetto. Il sesto anno, dal punto di vista artistico, io cerco di essere trasversale, parlare tutte le lingue. Quest'anno abbiamo un'apertura molto giovane, trattiamo un tema che è quello della guerra e quindi della pace, cioè passiamo dalla guerra per arrivare alla pace attraverso anche il perdono, che è uno degli argomenti principi della perdonanza, per cui avremo un'apertura non soltanto giovane, ma con molti giovani. Ecco, infatti, mix di giovani e meno giovani, poi il clou dei Negramaro che è subito sold out. Negramaro sì, è un progetto che, insomma, è una cosa che volevo fare già un po' da anni e quest'anno, insomma, dopo un po' di tentativi e di trattative ci siamo riusciti. Loro non fanno molte cose, quest'anno è il loro ventesimo, è piaciuto molto il progetto Perdonanza, e loro guardano molto la location, guardano cosa vanno a fare e dove lo fanno, quindi insomma ben consapevoli di dove vengono. La linea rimane quella di spettacoli cuciti su misura per l'Aquila. Sempre, almeno due, l'apertura, la chiusura, anzi tre, anche il gala di danza è una cosa prodotta qui all'Aquila. Insomma, ci lavoriamo, un po' più faticoso, però è bello perché sono cose inedite, addirittura anche il concerto di Morandi, che lui è in tournée, però qui lo ricostruiamo con l'orchestra sinfonica che vedete qui intorno dei conservatori dell'Aquila. La presenza del Papa che cosa ha lasciato? Ha suggellato diciamo, il successo mondiale e il sigillo importante proprio per la perdonanza. È il primo Papa che apre la Porta Santa, quindi insomma un segnale straordinario. Lei viene sempre corteggiato per questo percorso artistico, per il prossimo anno ci sarà già una conferma? Non lo so, io ho sempre parlato con l'amministrazione, con tutti il comitato, loro ogni anno ne parliamo e ogni anno vediamo se è il caso o se non è il caso. Insomma, io l'amore per l'Aquila ce l'ho e se le condizioni ci sono e da tutte e due le parti, perché no, insomma.